Bella gente e benvenuti in questo nuovo video delle news e info di Minecraft 1.17. Signori, prima di cominciare però ci tenevo tantissimo a dirvi che domani, ragazzi, ci sarà un mega evento sul mio server. Ebbene sì, sto aprendo un server Minecraft per giocare con tutti voi. Vi aspetto lunedì 30, mi raccomando. Scoprirete più informazioni nel corso di domani o comunque prima dell'orario specifico, ma vi aspetto tutti in live sul sito Viola perché ci potremo divertire assieme e mi raccomando, quindi seguitemi sul sito Viola delle live. Lo trovate in descrizione sotto ad ogni video. Se ci tenete a giocare con me, io ci darei un'occhiata. Oggi, signori, sono qua per mostrarvi un prototipo della Lush Caves di Minecraft 1.17. La sviluppatrice Lady Agnes ci va ad annunciare di questa notizia bomba, davvero bomba. Più che altro Lady Agnes ci presenta un modello di Lush Caves che tutto sommato non conoscevamo fino a prima. Ma la cosa più importante è che abbiamo un accenno alle slab verticali. Io non lo so, giuro, non lo so, ma davvero. Diamo un'occhiata alla Lush Caves, che rispetto a quella che abbiamo visto nel Minecraft Live la vediamo molto più rocciosa, onestamente poco verde a confronto. Sempre con quei tratti naturalistici possiamo notare gli alberelli, comunque i cespuglietti di azalea, le liane con le glowberries, possiamo notare tanti vari tipi di liane, di ninfe, blocchi particolari molto interessanti. In sé abbiamo comunque potuto vedere nel corso del Minecraft Live, non mi sembra di scorgere tante novità sotto questo aspetto. Più che altro prenderei il concept della Lush Caves un pochino diverso a quello che abbiamo visto finora, un pochino più roccioso, un pochino più all'interno della caverna stessa, ma se notate c'è anche quel fiumiciattolo d'acqua che è molto interessante, ci va a preannunciare in un certo senso anche la presenza di questi fiumiciattoli, li conoscevamo più che altro anche grazie alla presenza degli Axolot. Molto probabilmente le Lush Caves presenteranno sempre e comunque un ruscello, un piccolo fiumiciattolo al loro interno, in modo tale da permettere lo spawn degli Axolot. Questa notizia più che altro ve la faccio vedere perché sì, ci hanno pubblicato questo prototipo, ma può andare a significare che effettivamente l'implementazione del bioma delle Lush Caves sia relativamente vicino. Una cosa molto interessante è quella che nel scorso snapshot, nel 20v48a, abbiamo potuto vedere la creazione delle dripstone, le stalagmiti e stalattiti, senza però il loro bioma specifico. Questo potrebbe andare a significare, questo screenshot che vediamo della Lush Caves, ci potrebbe andare a significare che nei possibili snapshot assieme ad essa venga aggiunto direttamente anche il bioma della Dripstone Caves, lasciato per un attimo da parte dagli sviluppatori, ecco, scusate il gioco di parole. Inoltre, momento che aspettavamo tutti, e spero non abbiate skippato, ma si parla dei slab verticali. Le slab verticali le sappiamo tutti, sono una meme, le vogliamo, le desideriamo, cioè sono la cosa più voluta dai giocatori di Minecraft degli ultimi anni, e pensare solo e soltanto effettivamente che vengano aggiunte così senza dirci nulla è abbastanza creativo, abbastanza strano. Ma se diamo un'occhiata allo screenshot che ci permettono di vedere sempre lo stesso che abbiamo visto di Lady Agnes, cogliamo dei particolari. Oltre a vedere tratti di argilla, tratti di cespugli con vari colori strani e soprattutto nuove tipologie di erba molto particolari, ve le starò inquadrando piano piano, ecco qua. Queste sono le slab verticali che ho notato e abbiamo notato in questo screenshot. Allora, diciamo che sono presenti più che altro soltanto lì all'interno dello screenshot, del prototipo finora creato, e non ne vedo altre in giro. Più che altro ho provato un pochino a ragionarci su, capire come potessero essere lì quei blocchi, onde evitare di cascare in qualche build hack carina di decorazione, più che altro con le scale, che però se stiamo attenti e pensiamo effettivamente le cose come stanno, ragazzi, è una novità anche questa, perché se hanno provato a giocare in qualche modo con le scale di pietra è comunque una novità, perché le miniere di Minecraft, per come le abbiamo viste sia finora che nel Minecraft Live 2020, durante il corso comunque delle news e info, non abbiamo mai sentito parlare di queste caverne nuove con generazione prefabbricata di slab, scale e blocchi di questo tipo per aumentare più che altro il volume in determinate circostanze in maniera più efficace. Non abbiamo mai sentito parlare di questo, quindi a prescindere è una novità. Però se ci dite che queste sono slab verticali è tanta roba. Più che altro ci sono, ripeto, queste due slab che sporgono in
fuori da quello che sembrerebbe essere un semplice angolo di caverna fatto di stone. Ci sono queste due slab di pietra che escono e davvero è incredibile, perché se abbiamo davvero in mente davanti le slab verticali in Minecraft, è incredibile. Se il Cave & Cliff Update ci presenta novità di questo tipo, siamo a cavallo davvero. E questo è tutto. Io oggi vi ho parlato, penso, della vita. Cosa volete di meglio? Vi ho parlato delle Lush Caves che potrebbero essere aggiunte a breve. Vi ho fatto vedere come saranno aggiunte e vi ho mostrato le slab verticali. Ma chi ne ha mai parlato? Signori, spero che il video vi sia piaciuto. Vi invito a lasciare un bel like, iscrivervi al canale, commentare e condividete anche con tutti i vostri amici, perché è incredibile, è incredibile. E nulla, vi invito quindi a passare dalla descrizione dove trovate il link al gruppo Telegram, al profilo Instagram e mi raccomando al sito delle live. Detto questo, alla prossima. Ciao ragazzi!